EA Sports. It's in the game. Riflettori puntati oggi su questa amichevole internazionale fra due squadre che attualmente occupano posizioni ben diverse del ranking FIFA. Sono partite che spesso e volentieri sfuggono a ogni pronostico, un po' perché la squadra favorita scende in campo magari più scarica del solito e un po' anche perché gli avversari invece ci tengono di contro a fare bella figura. Non mancano gli stimoli, le motivazioni da una parte e dall'altra per fare bene oggi. Nessuna delle due ci sta a fare una figuraccia di fronte ai propri tifosi, anche se non si tratta di un impegno ufficiale. Il derby Roma-Lazio è sicuramente il match clou all'Olimpico, l'unica sfida capace di paralizzare la città tra le poche a riempire gli oltre 70.000 posti dell'impianto capitolino, con coreografie davvero da brividi. Il derby, Pier. Poche partite sono in grado di regalare le stesse emozioni. In questa città poi è sentito in maniera particolare. Ecco la formazione della squadra di casa. Stefano, condividi la scelta del 4-2-4 per questo match? Pensi che possano mantenere davvero 4 punti lì davanti? Personalmente non credo. Sarebbe un assetto troppo sbilanciato, buono giusto nel finale per un veloce recupero. Questo è l'11 della squadra ospite. Hanno deciso di andare sul sicuro optando per il più classico dei 4-4-2. Modulo che non passa mai di moda, un evergreen, Pierre, e che garantisce equilibrio in ogni zona del campo. Si comincia con l'Italia che batte il calcio d'inizio. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Palla che finisce in corner. Palla verso il centro. Söderlund! Grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. Difesa. King! Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile la loro gioia. Deviazione sfortunata col pallone che finisce in rete. Sono gli inconvenienti del mestiere. Capita. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Può scambiare con il compagno. La rimette in mezzo. Ha provato a piazzarla da pochi passi, conclusione respinta dai legni della porta. D'accordo la sfortuna, certo, d'accordo che la palla è uscita di poco, ma da lì, come minimo, avrebbe dovuto impegnare il portiere, dai. In difficoltà Immobile, lontano parente del giocatore che conosciamo. Cezzi! Sfiora il palo con questo tiro a giro. Poco fortunato, direi, l'attaccante ha provato a piazzarla, sarebbe stato un gol da antologia. Tetti si avvicina all'area. Calcio di rigore che sembra indiscutibile. L'arbitro è stato clemente in questa occasione, poteva starci credo anche il cartellino. Ha commesso un brutto fallo, poteva andargli anche peggio.
ha allungato la gamba, ha colpito il giocatore avversario prima della palla, non ci sono grandi dubbi. Giusto l'intervento dell'arbitro, è entrato in ritardo, senza particolare cattiveria, ma ostacolando comunque irregolarmente il proprio avversario. Trasformazione perfetta. Problemi, ha superato il portiere dal dischetto. I rigori sono sempre una sfida di nervi tra chi calcia e il portiere, e stavolta ha vinto lui. L'ennesima dimostrazione di una giornata storta, anche l'allenatore sembra essersi ormai rassegnato alla sconfitta. Risultato a sorpresa dopo i primi 45, gli sfavoriti della vigilia sono avanti. Il pronostico avverso deve aver dato la carica, vogliono dimostrare di non essere inferiori alla squadra avversaria. Sono proprio curioso di vedere cosa succederà nella ripresa. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Guadagna metri verso l'area, ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Ottima lettura, recuperano il pallone. Crossa verso il centro. Non riesce a bloccare, attenzione. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Si sta mettendo in evidenza fin qui con un'ottima prestazione. Corner battuto in mezzo. Immobile! Occhio qui alla ripartenza. Va con il possesso palla. Conquista una buona punizione, distanza favorevole. È arrivato il cartellino giallo per lui. Sensazione che se lo aspettasse, Pier. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente. Ci sarà un cambio. Guadagna metri verso l'area. Podgard. Buona l'idea qui. Opportunità. Attenzione. Rete. Bravo e fortunato qui a trovare il gol pochi minuti dopo il suo ingresso. L'allenatore sta raggongolando per aver indovinato il cambio. Fortunato. Trovano l'ennesimo gol, veramente una giornata fantastica per loro. Sono stati protagonisti di una performance fuori dall'ordinario per Luigi, che darà un'immensa soddisfazione ai tifosi. L'allenatore sembra ormai aver abbandonato l'idea di portare a casa la vittoria. Spesso le amichevoli internazionali regalano match noiosi con pochi gol, poche emozioni. Non stavolta però, con una squadra che ha letteralmente dominato sull'altra, è una lezione davvero dura. Hanno sbagliato completamente l'approccio alla partita. Mi aspetto feroci critiche al loro rientro. Va bene che non c'era niente in palio, ma figure del genere no, dai, non sono accettabili. Ha disputato una partita eccezionale, una grande gara. Ha trascinato al successo la sua squadra con una fantastica doppietta, una prestazione di grande impatto. Nonostante fosse soltanto un amichevole, non è mancato l'entusiasmo, l'impegno, l'agonismo.
Riflettori puntati oggi su questa amichevole internazionale fra due squadre che attualmente occupano posizioni ben diverse del ranking FIFA. Sono partite che spesso e volentieri sfuggono a ogni pronostico, un po' perché la squadra favorita scende in campo magari più scarica del solito e un po' anche perché gli avversari invece ci tengono di contro a fare bella figura. Non mancano gli stimoli, le motivazioni da una parte e dall'altra per fare bene oggi. Nessuna delle due ci sta a fare una figuraccia di fronte ai propri tifosi, anche se non si tratta di un impegno ufficiale. Si parla da anni a Roma di costruire lo stadio di proprietà per le due squadre della capitale, qualcosa sembra cominciare a muoversi soprattutto sul fronte Roma, nell'attesa ovviamente l'Olimpico conserva un grande fascino. Il problema è che non si tratta di un impianto funzionale per assistere a una partita di calcio, troppo lontane le tribune del campo, peccato, perché la cornice di pubblico ha ben pochi rivali al mondo. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. A una prima occhiata mi sembra che abbiano scelto il 4-4-2. Non mi pare di vedere particolari stravolgimenti al modulo base. Anche la posizione dei centrocampisti mi sembra piuttosto in linea con quella classica. Vedremo se e come cambieranno le cose nel corso del match. Ecco l'11 della formazione ospite. 4-5-1 per loro oggi, che all'occorrenza potrebbe diventare un offensivo 4-3-3. Il tecnico punta molto sull'apporto dei due esterni sia nella fase di non possesso sia sul ribaltamento dell'azione quando saranno chiamati a spingere per supportare l'unico attaccante di ruolo. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Si avvicina all'area. Il tocco dentro. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Perfetto il cross, perfetta la scelta di tempo. Ha dovuto solo metterci la testa. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Vediamo un volto disteso finalmente dopo il gol che sancisce il vantaggio della sua squadra. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Occhio a Darmian, la mette in mezzo con questo pallone. No, non granché qui la girata di testa, voleva essere buoni. L'impressione è che l'abbia impattata con la parte alta della testa, non con la fronte. Ne è uscita fuori una conclusione inguardabile. La difesa sembra messa male, attenzione. Sì. Tocco verticale interessante. Hanno pareggiato e non è detto che voglia accontentarsi a questo punto. Hanno il morale alle stelle e questo gol potrebbe aver aperto nuovi scenari impensabili alla vigilia. Quando tutto sembrava sotto controllo, ecco che è arrivata la rete del pari. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Palla in gioco. Match che ci ha regalato comunque diversi spunti interessanti nei primi 45.
nonostante si tratti soltanto di un amichevole. Insomma, aggiungerei che con buona pace dei club, che spesso sono contrari a concedere i giocatori alle rispettive nazionali, lo spettacolo è però interessante. Vestire la maglia del proprio paese dovrebbe essere sempre un onore per qualsiasi giocatore, mai un fastidio. Italia che batte il calcio d'inizio della ripresa. Prova a sorprenderlo. Palla sul palo e poi in gol. Niente da fare qui per il portiere su questa conclusione angolatissima. Ha trovato un gol di sponda. Grande gol con la palla che è entrata dopo aver picchiato contro il palo. Sollievo dell'allenatore per la rete del vantaggio, ma la partita non è finita, attenzione. C'è il boato, come sentite, del pubblico, evidentemente soddisfatto della prestazione di questo giocatore. Beh, ha poco da rimproverarsi, oggi è stato tra i protagonisti nelle file della sua squadra. Corner battuto in mezzo. Belotti! Vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare, una per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto finora. La difesa troppo morbida qui e l'Italia l'ha punita con questo gol. Questo è un gol spettacolare, mi piacciono molto i gol di testa, grande precisione, grande stacco, grande tempismo. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina e c'è la standing ovation meritata. Ha giocato davvero bene oggi. Basta così, arriva il fischio dell'arbitro. Sono riusciti a imporsi oggi in questa gara amichevole e può essere utile per il processo di crescita della squadra. Sì, e l'allenatore può essere anche soddisfatto dei suoi uomini e dei suoi schemi. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Ha inciso sul risultato finale andando a segno e contribuendo alla vittoria della sua squadra con una buona prova.